Direttore, allora, con che spirito si inizia questa nuova avventura in Lega Pro? Ma sicuramente siamo molto stimolati, è il primo giorno di scuola, siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto, anche se per la verità chiaramente siamo dedicati più alla parte strutturale della società, gestionale, abbiamo ancora pochi calciatori, ma questo non mi preoccupa. Che cosa la preoccupa invece? No, non ci preoccupa niente, stiamo costruendo qualcosa e quando si costruisce bisogna stare attenti a tutte le persone che mettiamo, perché comunque è un'annata che sarà comunque impegnativa, vogliamo essere molto competitivi e stiamo lavorando per quello, però insomma al 25 di luglio siamo tranquilli. Che cosa va integrato in questa squadra, a parte ovviamente l'organico dei giocatori? Ma stiamo lavorando a tutte le figure anche che sono importantissime, che fanno chiaramente camminare la macchina dell'organizzazione, quindi ai magazzinieri, al team manager, alla struttura societaria, perché quando funziona bene questo si riflette anche sul campo ai calciatori. Che cosa l'ha convinta ad arrivare in una piazza importante e prestigiosa come Venezia? Ma sicuramente il progetto ambizioso della proprietà e la città hanno un fascino penso irrinunciabile, a prescindere dalla categoria in cui partecipo, quindi speriamo di creare qualcosa di importante e duraturo. Sono già state decise cose come per esempio la maglietta, lo sponsor tecnico? Sì, abbiamo ufficializzato stamattina l'accordo con Puma, che sarà il nostro sponsor tecnico, e stiamo lavorando chiaramente al design delle divise per avere insomma, una divisa importante e anche esteticamente gradevole per i tifosi. E lo sponsor principale? Sponsor principale avremo anche quest'anno il Casino di Venezia, che sarà il main sponsor che comparirà sulla maglietta delle squadre. Insomma. Mister, allora, con che spirito cominciamo questa nuova avventura in Lega Pro? Lo spirito cioè, sicuramente grande entusiasmo, anche se siamo un po' in ritardo e comunque la squadra deve essere completata, sicuramente abbiamo grande entusiasmo, già i primi arrivi lo stanno dimostrando. Per quanto l'organico sia, come ha detto lei, incompleto, come ha trovato i ragazzi? Adesso li conosco da mezz'ora, quindi non posso esprimermi proprio in maniera completa, però vedo comunque il classico atteggiamento del primo giorno, dove si può esprimere felicità per essere su una piazza che sicuramente può essere per loro e per tutti un trampolino di lancio e una conferma nel calcio professionistico. Che cosa rappresenta per lei essere in una città importante, in una piazza importante, come ha detto lei, come Venezia? Beh, è sempre stimolante, quindi io diciamo che già da giocatore ho fatto diverse piazze abbastanza importanti, anche come allenatore, comunque Treviso e Venezia rappresentano due piazze che hanno fatto la Serie A, quindi con grande tradizione, grande seguito, soprattutto Venezia, di pubblico. E quindi è una bella sfida, stimolante e sicuramente di crescita. Allora, contento di essere giunto in una piazza importante come Venezia? Sicuramente, ho parlato con la società e col mister, l'obiettivo è importante, una piazza importante, sono contentissimo di essere qua. Parlaci di te, qual è il tuo ruolo? Centrocampista, una mezzala diciamo. È un ruolo fisso oppure ti puoi adattare anche a seconda dello schema che può adottare il mister? No, mi posso adattare anche da esterno, ma di solito il mister adotta tre a centrocampo, io sono uno dei due esterni, o a destra o a sinistra. Che cosa ti ha convinto ad arrivare qui a Venezia? Beh, c'è un progetto importante, una società seria, un mister che lo conosco già dall'anno scorso, una piazza importante. Ci sono tutte le premesse per fare un'ottima annata. Con che spirito quindi affrontate questo nuovo campionato in Lega Pro? Cercheremo di fare il massimo, il meglio possibile. Basta. Allora Masi, come giudichi questa nuova avventura qui all'Unione Venezia? Guarda, sono molto contento di poter cominciare questa nuova esperienza, sono molto affascinato e sono felicissimo di poter vestire questa maglia e non vedo l'ora di cominciare, insomma.
Come hai trovato la squadra? Anche se certo in questo momento è incompleta, perché a questo incontro, come hai potuto vedere anche tu, mancano diversi giocatori per completare la rosa. Sì, siamo pochi, però guardiamo i lati positivi, insomma, possiamo far subito gruppo, che è una cosa che secondo me è molto importante per poter far bene durante l'anno. E gli elementi arriveranno sicuramente. Parlaci di te ora, qual è il tuo ruolo innanzitutto? Io sono un difensore centrale, e prediligo insomma i palloni alti, il gioco fisico e questo è. Ma puoi adattarti a diversi ruoli oppure è un ruolo abbastanza statico? Io guarda, quest'anno a Bari ho giocato anche da terzino, però il mio ruolo principale è il centrale, insomma. Quest'anno ho fatto per la prima volta un'esperienza da terzino, nell'occorrenza posso adattarmi, però il mio ruolo è centrale. Con che spirito si inizia questa nuova avventura in Lega Pro? Con la massima disponibilità possibile, con la voglia di far bene, di ricominciare, perché è una piazza importantissima e non si può che far bene, insomma. Stefano Gallo, allora, inizia una nuova stagione e come hai fatto l'anno scorso cercherai di conquistare nuovamente la fiducia del mister? Beh, quello sicuro, io penso ad allenarmi, a fare bene, a crescere e poi si vedrà, insomma. Come hai trovato la squadra, anche se il gruppo è incompleto finora? Beh, la squadra, come vedi anche te, cioè, no, è incompleta perché di ragazzi nuovi ce ne sono 4, credo. Poi loro li conoscevo già perché ci ho giocato insieme nella Juniores e pian piano dai, si completerà anche questa squadra. Fabio Lauria, dunque, contento di questo rinnovo del contratto e di rimanere nella squadra dell'Unione Venezia? Certo, era quello che volevo, ci è voluto un pochino per le varie cose, però alla fine l'obiettivo è raggiunto, rinnovato, adesso inizia una nuova stagione. Con che spirito? Beh, lo spirito che ci ha accompagnato per tutta la stagione scorsa. Bisogna ripartire da quel 26 di maggio, dove abbiamo vinto lo scudetto dopo il campionato, e da lì, da quell'entusiasmo, bisogna ripartire. Però a questo incontro non siete in moltissimi ancora, la squadra ha ancora bisogno di essere completata. Beh, normale, normale, siamo partiti un po' a rilento, però penso che un po' tutte le squadre hanno questo problema, non dico proprio come il nostro. Però è un mercato che va un po' a rilento, molti hanno puntato sui giovani e quindi penso che si possa sbloccare quanto prima sia il mercato e sia la nostra situazione a livello di squadra.